sul cappello che noi portiamo. C'è una lunga cena, lunga penna nera. Quando gli alpini sfilano, l'adrenalina è unica, sembra di avere sotto i piedi delle biglie. La prima penna nera arrivata in città si racconta e ci introduce nell'atmosfera che si vive durante la dunata nazionale. Difficile per chi non l'ha mai vissuta immaginare oltre 300.000 persone in più nella propria città. L'artigliere Ivano Martinelli, classe 1945, ferrarese trapiantato a Torino, fa da apripista da 13 anni. Ogni adunata gli è rimasta impressa nel cuore. Non è che uno dice mi sono trovato bene a Bolzano, più che da un'altra parte sono tutti uguali. No? Oltre che poi la gente detta nell'atmosfera degli Alpini, la gente partecipa poi, perché non si rende conto che un ammasso di gente così sia così organizzata. C'è un'organizzazione a monte non indifferente, perché sa, anche diciamo una cittadina come Piacenza, su 100.000 persone arrivano 400.000 persone, parte i pullman che arrivano da tutte le parti, che è la cosa. Qui abbiamo l'ammassamento, dove che adesso io sono qua con l'attendamento, c'è il nostro ammassamento che sfileremo per essa poco verso il 2:30. E poi quando si sfila provi una cosa che la gente applaude, una cosa d'altra. È come avesti delle biglie sotto i piedi. Sul suo cappello l'orgoglio di far parte degli alpini. Le medaglie sono ricordi quando ho fatto Passo Pavò, il Passo Selle, il Falzarago. Sono ricordi che quando passavi in questi, come si può dire, tabaccai, allora c'erano i tabaccai di montagna, si prendevano le medaglie e si mettevano, sono dei ricordi. Ad esempio, vede questo qui, me l'ha regalato il comandante di Trieste, dei Vigili. Non so, questo qua invece sono stati i vigili di Catania. Ai microfoni di Telelibertà, Martinelli intona anche i cori. Lei vedrà, sentirà tanti bei cori e delle canzoni, però si ricordi che tutte le canzoni alpine sono melanconiche, perché c'era la guerra. Il suo camper è quindi già sistemato da ieri nell'area verde di Via Madre Teresa di Calcutta, in vista dell'appuntamento del 10-12 maggio. Fino a quella data sarà già festa. L'invito ad andarlo a trovare è aperto a tutti. Gli alpini vanno a fare festa, portare del benessere, perché spendono, e allegria. Non sono dei, siamo dei festaioli. Evviva, evviva il reggimento, evviva, evviva il corpo degli alpini.